Se hai degli accessori che ti piacciono, mettili. Se hai un Esatto. vestito che dici, cazzo, io con questo vestito addosso mi sento un figo, mettilo. Sì, anche Quindi. se agli altri può sembrare strano, se a te piace, a te fa sentire bene, usalo perché ti comporterai di conseguenza, tu ti Esatto. senti bene, ti senti sicuro di te perché c'hai il cappello, questo cazzo di cappello a me piace, lo sai, mi piace, bella, io mi sento bene con questo cappello, se lo tolgo mi sento comunque bene, metto questo, mi sento bene, io uso quello che mi fa stare bene, lui usa ciò che gli fa stare bene, quindi fallo anche tu. Valorizzati, scegli un outfit, scegli uno stile che ti piace, ma soprattutto che ti faccia stare bene, che ti faccia sentire bene con te stesso. E allo stesso tempo lavoraci un attimino su sta roba qua, perché tu devi cercare di Oh valorizzarti. yes. Cioè, se il tuo modo di dire, ah sì, ma io sto bene con me stesso in un modo molto anonimo, capisci che fai fatica a matchare Sì, cercate anche lì, perché in discoteca, l'unicità. sì, in discoteca tra l'altro, cioè, anche lì no, è un posto in cui c'è un sacco di gente, un sacco di ragazzi, cercate un po' di originalità, ok? Perché se vi guardate intorno, davvero, in discoteca è pieno di ragazzi con la solita camicia bianca, e i jeans, e il mocassino, eccetera, eccetera, che va bene, ok, è uno stile, ok, ma cerca un qualcosa che ti valorizzi in modo diverso, un qualcosa che, wow, quel ragazzo è originale, quel ragazzo è particolare, quel ragazzo ha il suo stile, ha il suo perché. Cioè, tu mi sta bene e dici, ah, ma io sto bene, mi sento bene con me stesso con la tuta e le scarpe da ginnastica. Sì, ma non ci arrivi neanche ad entrare in certe No, discoteche. infatti, anche lì cerca di capire dove stai entrando, perché ci sono diversi locali in cui non puoi entrare se hai pantaloncini corti, informati un attimino. Per esempio, io in Sardegna, anni fa, sono stato in Sardegna con i miei amici, eravamo un gruppo di amici e c'era un mio amico, tutto precisino, fa, oh raga, mi raccomando, stasera andiamo in quella discoteca, il Ritual mi pare che è una discoteca strafiga, in una caverna, eccetera. E fa, raga, mi raccomando, stasera no pantaloncini corti, no pantaloncini corti, no pantaloncini corti, tutto fenomeno, no pantaloncini corti, se no ci fanno entrare noi. Va bene, va bene, va bene. Arriviamo lì, parcheggiamo la macchina, tutti i pantaloni lunghi, lui scende dalla macchina, Ma pantaloncini perché? corti, si era dimenticato dei pantaloncini corti, arriva e No. fa, raga, sono un coglione. Ah, ok. Va bene, almeno lo Ma sai. che cazzo hai fatto? Cerchiamo di farti entrare. Non è entrato, non è entrato, perché in quella discoteca c'era quel dress code. C'era il dress code di no pantaloncini corti, quindi sii un attimo furbo, vai ad informarti su com'è il dress code della serata, se è più elegante, com'è il locale, Cioè, quando cavolo. sei vestito in un determinato modo, pensaci. Il tuo ragionamento è: ma io sto bene? Oppure cazzo, mi sento un figo della Madonna? Perché Ah sì, c'è una differenza, c'è una differenza. sei il ma sto bene anche con questi pantaloncini Vabbè così. dai, ma tiro un pugno. Sì, mi sta bene che sei in comfort con te stesso, ma cazzo, tu devi sentirti un figo della Madonna perché mentalmente devi andare a spaccare i culi là dentro. Oh Devi yeah. sentirti un figo, devi guardarti allo specchio e dire: zio, però sai che se fossi Stasera donna. Con questo butterei aspetto, dentro. cioè, Mi darei un ok, bacio. Esatto. Quindi valorizzati. Questo. questo.